che in questo momento stai pensando: mamma mia, avrei proprio voglia di una torta, ma chi mi fa accendere il forno con questo caldo? Beh, sei nel posto giusto, perché oggi prepariamo ben due torte fredde senza zucchero bianco e ovviamente senza cottura. Ciao a tutti amici, bentornati sul nostro canale, io sono Diana e oggi prepariamo ben due torte fredde senza cottura, senza zucchero bianco, senza glutine, senza latticini, insomma, penserete che siano senza nulla e invece no, vi stupirò. Se siete nuovi qui sul canale lasciateci un mi piace e iscrivetevi, anche perché è gratuito, e qui ragazzi trovate ricette senza glutine e senza latticini che non trovate da nessun'altra parte ogni settimana. Ora cominciamo. La prima torta che prepariamo, la vedete in questo momento, è una buonissima torta fredda all'ananas e yogurt, ovviamente yogurt vegetale. Si prepara in pochissimi passi, è perfetta per l'estate perché è freschissima e secondo me piacerà un sacco anche a voi. Per prima cosa sbucciamo un ananas ben maturo. Se non vi piace l'ananas potete anche utilizzare il mango oppure un altro frutto di stagione. Quindi dividiamo l'ananas in quattro parti uguali e rimuoviamo la parte centrale più dura. Utilizzeremo soltanto 250 g di ananas, dopodiché lo tagliamo a cubetti. Ora prendiamo anche un pezzettino di zenzero fresco e lo grattugiamo sui fori più piccoli della grattugia. Inseriamo l'ananas in un frullatore e aggiungiamo anche lo zenzero fresco, 250 g di yogurt di soia, mezzo cucchiaino di curcuma che servirà ad intensificare il colore, 6 g di agar agar, cioè un gelificante che addenserà la nostra torta, e frulliamo il tutto. Dobbiamo ottenere un composto molto liscio, senza agrumi. Ora versiamo il composto in una casseruola e per attivare l'agar agar, cioè il nostro gelificante, dobbiamo semplicemente farlo scaldare. Quindi quando vediamo le prime bollicine, spegniamo e mettiamo il composto da parte. Ora prepariamo la base della torta con 130 g di mandorle che mettiamo in un frullatore e frulliamo per ottenere una granella. Spostiamo le mandorle in una ciotola, le mettiamo da parte e frulliamo 250 g di datteri dopo aver rimosso il nocciolo. Non dovete far ammollare i datteri qui, ma aggiungere semplicemente due cucchiai di acqua direttamente nel frullatore. Quindi frulliamo molto bene i datteri fino ad ottenere un composto molto morbido. Dopodiché li uniamo insieme alle mandorle e mescoliamo bene. Dobbiamo ottenere un composto molto morbido e appiccicoso. Ora prendiamo uno stampo con il gancio da 18 o 20 cm di diametro, appoggiamo un foglio di carta da forno sul fondo e richiudiamo il gancio. Tagliamo la carta in eccesso e distribuiamo il nostro composto uniformemente sulla base. Possiamo premere con le dita inizialmente e poi livelliamo bene con un cucchiaio. Riprendiamo il nostro ripieno, se volete potete anche aggiungere un cucchiaino di miele. Dopodiché lo versiamo sulla base e facciamo addensare per circa 2 ore in frigo.
Ecco qui ragazzi, la nostra prima torta fredda è pronta, l'abbiamo fatta riposare in frigo per 2 ore, così il ripieno ha rassodato perfettamente. Ora non ci resta che rimuoverla dallo stampo, quindi prendiamo la punta di un coltello e la passiamo ai lati in modo da staccarla dallo stampo, dopodiché lo rimuoviamo. Decoriamo con delle fettine di ananas. E ora la tagliamo. E ora la prova assaggio. Buona! Wow, buonissima! Wow! Questa torta fredda, ragazzi, è freschissima, buonissima. Se vi piace l'ananas, veramente amerete questa torta. E pensate che non ci sono nemmeno latticini qua dentro, quindi è veramente una torta speciale. La seconda ricetta che prepariamo è questa meravigliosa torta a 2 strati. È buonissima e se amate il cacao come me, veramente amerete questa torta. In un frullatore mettiamo 500 g di banane ben mature, 10 g di cacao amaro, 5 g di agar agar, dell'essenza di rum per aromatizzare e frulliamo il tutto. Anche qui dobbiamo ottenere un composto molto liscio e privo di grumi. Versiamo il composto in una casseruola e lo facciamo scaldare per attivare il nostro addensante. Dopodiché lo mettiamo da parte e prepariamo la base. Come prima, con 130 g di mandorle, che frulliamo molto bene, e le mettiamo in una ciotola. Poi frulliamo 250 g di datteri denocciolati con 2 cucchiai di acqua. Uniamo i datteri frullati insieme alle mandorle e mescoliamo bene. Come prima distribuiamo il composto uniformemente sulla base dello stampo, premendo con le dita e poi con un cucchiaio, dopodiché versiamo il primo strato sulla base e lo facciamo addensare per almeno 1 ora prima di completare con il secondo strato. Per il secondo strato uniamo 500 g di yogurt di soia al naturale in una casseruola insieme a 5 g di agar agar e mescoliamo. Potete anche aromatizzare con della vaniglia se volete. Dopodiché facciamo scaldare il composto per pochi minuti. Se volete potete anche addolcire lo yogurt con un cucchiaino di miele. Ora riprendiamo la torta dal frigo e versiamo sopra il secondo strato. Dopodiché facciamo addensare nuovamente per circa 1 ora e mezza o fino a quando lo strato sarà completamente gelificato. Trascorso il tempo di riposo, possiamo rimuoverla dallo stampo e decorarla a piacere. Ora, per decorarla, io utilizzerò un quadratino di cioccolato fondente e lo grattugio sopra. Proprio semplice semplice. Voi però potete tranquillamente guarnirla anche con qualcos'altro. Se volete sciogliere del cioccolato da aggiungerlo sopra oppure servirla anche così com'è, vi assicuro che è buonissima. E ora la mia parte preferita, l'assaggio, ovviamente. Mamma mia. No, questa è la migliore. Wow, questa è spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Aiuto, non riesco a smettere. Troppo buona. Fatela.
Ragazzi, io spero che queste due torte vi siano veramente piaciute un sacco, tanto quanto è piaciuto a me prepararle per voi, e sono sicura che anche se le preparerete per la vostra famiglia apprezzeranno tantissimo. Se questo video vi è stato utile, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale, è gratuito e in questo modo ci aiutate a crescerlo e a diffondere sempre di più e con tutti quanti le nostre ricette. Ci vediamo nel prossimo video.